della scaletta che parla di gettare il nostro peso su Dio. E questo canto è che cantiamo spesso alla riunione di preghiera. E mi ricorda sempre di una ragazza che è stata qua in questi giorni con un grave problema. Alleluia. E mentre la chiesa cantava questo canto, noi cantavamo questo canto, questa giovane ragazza cominciò a piangere insieme a sua mamma, alleluia, perché comprendiamo quanto è grande il peso del cuore dell'uomo, quante difficoltà, quanti problemi, quante angosce, quante paure, quante preoccupazioni, non soltanto, Signore, che la nostra vita, alleluia, causa probabilmente anche dei nostri errori, dei nostri sbagli, provoca, ma anche intorno a noi, Signore, magari qualcuno che ci sta vedendo da casa, sei preoccupato, hai un peso nel tuo cuore. Bene, ascolta questo canto, pure canta questo canto con noi, che dice: lascia il tuo peso a Dio. Come dice la sua parola, getta il tuo peso sull'Eterno ed Egli ti sosterrà. Dice in Pietro: umiliatevi sotto la mano potente di Dio, gettando su di Lui ogni peso, perché Egli ha cura di voi. Alleluia. Gloria al tuo nome. Umiliarsi vuol dire, fratelli cari, molte volte anche questo, che non comprendiamo, non sappiamo, ma vuol dire anche disporci a Dio, che Lui può dirigere la nostra vita. E accettiamo e ci abbassiamo mentre gettiamo su di Lui ogni nostra preoccupazione, affinché ci innalzi al suo tempo. Alleluia, perché Egli ha cura di noi. Gloria, con tutto il cuore devo cantare questo canto. Alleluia. Grazie, Signore. Lascia il dolore, lascia il tuo cuore.
così come sei, così come sei, così come sei. Alleluia, grazie Signore, alleluia. Sento qui la presenza di Dio in questo canto, che vogliamo di nuovo rifare insieme con una preghiera, alleluia, per le anime, per il mondo, oppure per qualcuno che è qua questa mattina, qualcuno che sta ascoltando. Dio ti invita a lasciare il tuo peso a Lui, alleluia, gloria al tuo nome, Signore, e grazie della tua presenza qui, Signore, alleluia, grazie, Signore, della tua presenza, se sei lì in casa tua con la tua famiglia, alleluia, che stai guardando questo servizio di culto, puoi pregare insieme a tua moglie e i tuoi figli, alleluia. Se hai un peso nel tuo cuore, alleluia, forse economico, finanziario, alleluia, di problemi di salute, qualsiasi cosa sia, alleluia, Dio ti invita a gettare su di Lui i tuoi pesi, perché Egli ha cura di te. Alleluia. Oh. Lascia il tuo pianto, ovunque tu sia, cuore spezzato, affidati a Dio, trova conforto ai piedi suoi, non c'è dolore troppo grande per lui. Lascia il tuo peso, lascialo a Dio. Peccati, i miei e i tuoi peccati. Egli è così potente e glorioso. Alleluia, non c'è dolore troppo grande per Lui. Alleluia, gloria da portarlo. Alleluia,
che tu possa sentirti libero questa mattina, alleluia. Gloria a te, Signore. Magari una mamma che è preoccupata per un figlio, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore, alleluia. O altre situazioni difficili, alleluia, che tu stai passando. Dio ti invita, venite a me. Voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io darò riposo alle anime vostre. Voi tutti che siete affaticati e oppressi, alleluia, venite a me. E io darò riposo alle anime vostre, alleluia, gloria. Non c'è nessun altro come Lui. Egli è il Signore, Egli è il Salvatore, è il Cristo risorto dei morti. Alleluia, grazie Signore, gloria a te, Signore. Benedetto tu sei, Signore, alleluia. Grazie Signore, grazie Signore, gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, Signore, benedetto tu sei, Dio. Tu possa avvertire la presenza di Dio che tu stai ascoltando da casa lì,
Gloria al tuo nome, Signore. Che apri il tuo cuore e la sua parola questa mattina. Alleluia. E che la possa ricevere. Alleluia. E essere assimilata nel tuo cuore. Grazie, per benedire la tua vita. Per farti crescere. Per cambiarti. Sì, alleluia. Signore. Per benedirti. Alleluia. Grazie, Signore. Alleluia. Ti ringraziamo, Signore. Gloria a te. Per questo tempo prezioso che tu ci doni di stare nella tua presenza. Alleluia. Ti adoriamo, Padre. E ti ringraziamo, ti presentiamo ogni bisogno, ti presentiamo ancora questa città di Fossano, il mondo intero, Signore, questi momenti, Signore, che persone che soffrono nelle case, nelle famiglie, hanno perso dei cari, altri sono dipendenti degli ospedali. Signore, noi non comprendiamo tante cose, non sappiamo dire tante cose, ma una cosa sappiamo, che tu sei Dio e in te vogliamo confidare. E a te vogliamo pregare e cercarti, Signore, per questo tempo di opportunità di portare la tua parola in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio. Accomodatevi pure. Grazie, Signore. Alleluia. Vediamo adesso ancora, anche se siamo, perché siamo qua con tutto il cuore a raccogliere la nostra offerta, poi. Come mi è stato consigliato, anche io metterò magari l'IBAN della Chiesa sul gruppo della Chiesa, perché è stato cambiato, magari qualcuno che vuole fare, però non è più quello vecchio, ne abbiamo uno nuovo e mi sembra che non l'ho ancora messo sul gruppo, però a presto te lo metterò. Ma vogliamo raccogliere la nostra offerta e poi leggeremo insieme la parola del Signore. Amen. Vogliamo, vi faccio di nuovo alzare in piedi, scusatemi, alleluia. Grazie, Signore, vogliamo pregare anche per l'offerta. Gloria a te, Signore, ti preghiamo che con tutto il cuore, Signore, che offriamo a te la lode, l'adorazione, anche con l'offerta, Signore. Vogliamo benedirti per tutto quello che tu hai fatto per noi e ringraziarti, Signore, con questo gesto d'amore, Padre, perché tu sei degno di lode, di ringraziamento e degno di fede. Grazie perché tu provvedi per noi, grazie che tu provvedi per ogni nostro bisogno e per questo ti diamo la gloria e la lode in Cristo Gesù. Amen. Ci accingiamo a leggere la parola del Signore, però fino all'ultimo io non sapevo cosa fare. Però in questi giorni, sapete, Dio credo che lui parla in molte maniere, in tanti modi, quindi ringraziamo Dio. In questi giorni io mentre ascoltavo, perché comunque le notizie non sono mancate in questi giorni, del telegiornale, da quell'altro, quindi molte cose cambiano, scienziati, virologi, di quello che sta succedendo ancora di più. Si sono aumentati un pochettino i contagi, tutte queste cose, però non voglio, perché già sapete queste cose, quindi non è che io ripeto sempre queste cose. Però quello che
sentivo alla fine di un'intervista che avevo fatto a un scienziato, a un virologo, chiedendogli, dicendo: tu sei una persona comunque che conosce la medicina, la scienza, e questa giornalista gli ha detto, era un professore universitario, gli ha chiesto, ha detto: tu, lei cosa fa al mattino? Cos'è che fa? Prende dei farmaci, prende delle vitamine, prende qualcosa che si può per essere più forte, per proteggerci? E lui l'ha guardata un po' e gli ha detto una cosa. Gli ha detto: io al mattino, sa cosa faccio? Io al mattino spero in Dio. Questo è, spero in Dio. Questa donna è rimasta un po' così, perché comunque in un canale televisivo, e poi certamente, come sappiamo, non so se questo uomo è credente o meno. Però è una cosa buona questa, sicuramente buona. Sperare in Dio, dice: io mi affido a Dio, spero in Dio. Però poi questo pensiero mi è tornato in mente, mi veniva in mente. E dicevo: sì, Signore, è vero, sperare in Dio. E questo è buono e questo è giusto. Quindi chiedere a Dio la protezione, chiedere a Dio che Lui ci guardi, ci protegga. Però io mi sono chiesto anche una cosa. Ho detto: però è tutto qua, Signore, una protezione per quanto riguarda questi momenti che sono così difficili? Oppure io mi sono detto: la Chiesa, io, ho un messaggio da dare di più, che possiamo limitare Dio soltanto a una protezione in questo momento qua e poi dopo tutto finisce? O c'è ancora qualcosa di più che Dio vuole dire al nostro cuore, ancora che noi possiamo annunciare a questo mondo, che soltanto di dire: bene, Dio ti protegga, Dio ti aiuti, questo e quell'altro? Io credo che anche la Chiesa ha qualcosa di molto di più da dire a questo mondo che soltanto una semplice protezione. Per esempio, molte volte qualcuno, da tanto tempo fa, qualcuno mi diceva: sì, però basta che magari io, è giusto che noi leggiamo il Salmo 91, però il Salmo 91, leggere il Salmo 91, non è vuol dire che io leggo il Salmo 91 e prendo il Salmo 91 come un talismano, come qualcosa che poi questo automaticamente mi mette a me protezione, anche perché il Salmo 91 inizia: chi dimora nel riparo dell'Altissimo. Vuol dire chi è fermo, chi è radicato in Dio, in Gesù. Quindi non è soltanto così ripetere un salmo oppure prendere qualcosa di così. E mentre io pensavo questo, ecco, sono andato così proprio a leggere qualcosa della parola del Signore. E voglio leggerla con voi. Se avete la Bibbia, potete prendere il capitolo 27 del profeta Isaia, capitolo 27 del profeta Isaia, dal verso 2, quindi anche a casa, se avete la Bibbia, potete aprire la Bibbia con noi, con chiesa, dal capitolo 27 di Isaia, profeta Isaia, capitolo 27, Isaia, capitolo 27, dal verso 2, dice la parola del Signore così: in quel giorno cantate la vigna dal vino vermiglio. Io, il Signore, ne sono il guardiano. Io la irrigo a ogni istante, la custodisco notte e giorno, affinché nessuno la danneggi. Nessuna ira in me. Ah, se dovessi combattere contro rovi e pruni, io andrei contro di loro e li brucerei tutti insieme. A meno che non mi si prenda per rifugio, che non si faccia la pace con me. Che non si faccia la pace con me. Amen. Questi sono versi che Dio dava al profeta Isaia per il popolo di Israele. E questa vigna che rappresenta il popolo di Israele, che il Signore fa delle promesse al popolo di Israele dicendolo che lui è il guardiano, il guardiano di questa vigna, dice: la irrigo, la guardo in ogni istante, la custodisco ogni giorno, e dice:
nessuna ira in me. Non era che Dio prende così piacere da giudicare l'empio, da giudicare gli uomini e le donne o le persone. Dio non prende piacere, però Dio, siccome Dio è giusto nella sua giustizia, neanche, come dice la sua parola, un giorno non potrà evitare questo giudizio che lui ha stabilito. E dice qua, se io dovessi combattere, io addirittura avrei da proteggere, da combattere contro la mia vigna, la vigna del Signore. E dice, io la guarderei, la proteggerei. Anzi, dice, se addirittura se verranno dei nemici, io combatterei contro di loro. E dice, però poi dice alla fine anche, fa un appello qua, che Dio vuole che lo si prenda come rifugio. Però leggendo ancora questi versi qua, nel capitolo 4, nel verso 4, dice, nessuna ira in me. Se dovessi combattere contro di voi, contro rovi e pruni, che sono simili dei nemici, io andrei contro loro e li brucerei tutti insieme. Qua c'è qualcosa che Dio ci fa vedere anche da un'altra parte della parola del Signore. Sembra che sono due cose che vanno in contrasto, ma non è proprio così. Perché vanno confrontati questi versi da un'altra parte del profeta Isaia. Nel capitolo 5, lo leggo io, dove sempre parla il Signore a Israele, dicendo che Israele è la vigna del Signore. Dice, qui c'è un altro canto, un canto da cantare per il mio amico, il canto del mio amico per la sua vigna, per il popolo di Israele. Dice, il mio amico aveva una vigna, sopra una una fertile collina. La dissodò, le tolse via le pietre, le piantò le vite scelte, si costruì in mezzo a una torre. Perché una torre? Non erano delle semplici capanne, delle semplici ceste. Una torre perché? Una torre che significa? Una torre è che quella vigna doveva portare frutto e quella torre doveva avere, doveva contenere del frutto, cioè doveva contenere il vino spumeggiante, il vino rosso. Quindi non era soltanto una piccola capanna, un piccolo cesto, no. Dio si aspettava del frutto del popolo di Israele. E dice così, e vi scavò uno strettoio per pigiare l'uva. Egli si aspettava che facesse uva, invece fece uva selvatica. Dice, ora abitanti di Gerusalemme e voi uomini di Giuda, giudicate fra me e la vigna. Dice, che cosa si sarebbe potuto fare alla mia vigna più di quanto ho fatto per essa? Perché mentre mi aspettavo che facesse uva, ha fatto uva selvatica. Ebbene, io vi farò conoscere, vedete? Dice, io farò conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. La toglierò, le siepe, protezione, toglierò la mia protezione. E vi spascoleranno le bestie, abbatterà il mio muro di cinta e sarà calpestata. Quando non c'è una persona che non è in Cristo, non è salvata, non c'è protezione. Possono fare quello che vogliono, possono andare. Quando una persona non è in Cristo, non ha protezione da parte di Dio. Non è protetta. Ne farò un deserto. Non sarà più né potata né zappata. Vi cresceranno rivi, gli rovi e le spine. Darò ordine alle nuvole che non vi lasciano cadere la pioggia. Infatti la vigna del Signore degli eserciti, la casa di Israele e gli uomini di Giuda sono la piantagione prediletta. Egli si aspettava rettitudine ed ecco spargimento di sangue, giustizia ed ecco gridi di angoscia. Quindi Dio qua non può, dice, nessuna ira in me, però non è che è preposto oppure ha desiderio così di giudicare il mondo, di giudicare le persone, però Dio è giusto e non può venire meno davanti alla sua parola. Però Dio offre anche una via di uscita per questo. Se voi vi ricordate bene, siccome nel Vangelo ci sono delle cose che parlano e ci descrivono sia delle cose del vecchio e delle cose del nuovo, quindi
Quando Gesù parlava alle persone, ai capi religiosi, molte volte prendeva dei riferimenti del Vecchio Testamento, e siccome Gesù in una certa occasione conosceva i capi religiosi che conoscevano bene le scritture, lui in una certa occasione fa una descrizione pratica della vigna del Signore proprio davanti a questi personaggi qua, che a un certo punto lui in una parabola, poi la potete leggere alle vostre case, nel capitolo 21 di Matteo, lui fa una parabola descrivendo, parlando proprio della vigna del Signore, perché quei capi religiosi, quegli uomini che si sentivano così a posto, così importanti, comunque persone che non avevano bisogno di nulla perché conoscevano la scrittura, erano, sembravano delle persone così perfette, tutto quello che dice per le opere, per quello che facevano, a Gesù a un certo punto dà una parabola a questi, ai capi religiosi, e la dice anche a noi, e la dice anche a te che stai ascoltando, una parabola, e parla di una parabola dei vignaioli malvagi. Siccome loro sapevano e conoscevano le scritture, Gesù in questa parabola dice proprio così, che un padrone di casa, un padrone, dice, aveva una vigna. Il padrone che aveva una vigna rappresenta Dio, proprio questo rappresentava Dio. Dice, aveva una vigna, costruì una torre perché questa vigna poteva portare frutto e quindi metterci dentro del vino, il succo, quindi il frutto di quella vigna. Quindi il padrone rappresenta Dio, si curava di quella vigna. E dice che lui affidò la vigna, ascoltate bene, affidò la vigna a dei vignaioli. Chi erano questi vignaioli? Erano loro, i capi religiosi di quel tempo. Le persone che conoscevano la legge, che conoscevano la parola, perché ne facessero dei frutti. E dice Gesù, continuando con la parabola, dice che questi vignaioli presero quei Gesù spiega in questa parabola che Dio mandò oltre dei profeti, mandò loro dei guardiani che sorvegliavano la vigna, perché quello era una figura, rappresentava qualcosa che Dio stava mandando dei sorveglianti su quella vigna. Se voi leggete nella parola, nel Vecchio Testamento, Dio sopra il popolo di Israele, chi mandava? Mandava i profeti. Dio parlava al popolo di Israele per mezzo dei profeti. I profeti parlavano da parte di Dio. Parlavano quando il popolo di Israele veniva meno, Dio mandava un profeta. Potete leggere il libro dei Giudici, mandava degli uomini, delle donne, perché ritornassero a Dio. Questi sorveglianti, questi profeti, dice nella parabola, dice che loro, questi capi religiosi, li presero e li uccisero. Profeti che non sono stati accolti da parte di Dio, li uccisero. Gesù continua in questa parabola dicendo che il padrone della vigna a un certo punto pensò qualcos'altro, disse, bene, hanno ucciso questi rappresentanti della vigna, io farò qualcosa. Voi vedete, il padrone della vigna non si arrese, dice, io farò qualcos'altro. Cosa fece? Manderò mio figlio, il mio erede. Ma questi capi religiosi, che sono il simbolo di questi vignaioli malvagi, dissero, prendiamo questo figlio. Prendiamolo perché lui è l'erede, noi non vogliamo che lui regni sopra di noi, prendiamolo. E cosa ne fecero? E lo uccisero. Questa è la figura che rappresenta il Signore Gesù Cristo, che Dio ha mandato, ma che non fu accolto dai capi religiosi, fu ucciso, fu messo in croce, lo lapidarono, lo schiaffeggiarono, lo insultarono. E se continuate a leggere la parabola, loro incorrono verso un grande pericolo, così non soltanto per quelli di allora, ma per ogni persona di oggi incorre un grande pericolo rifiutando Cristo, il messaggio del Vangelo. Qual è questo grande pericolo? È il giudizio di Dio. Questo dice la parola. Non lo dico io,
Non lo dicono i teologi, lo dice la parola del Signore. Vanno incontro a un grande pericolo, il giudizio di Dio. Questo non vale soltanto per il popolo di Israele, vale per ogni persona, per ogni donna, per ogni giovane, per ogni piccolo, per ogni anziano. E chi rifiuta il messaggio del Vangelo, il messaggio della grazia, va incontro a questo giudizio. Ne abbiamo parlato in questi tempi, abbiamo la Chiesa ora che si sveglia anche a dire queste cose, che non possiamo più cullarci a dire le cose che vanno tutto bene e non vanno bene le cose, no? Quindi non è soltanto andare in un culto, andare in un posto che il pastore dice: vuoi accettare Gesù? Alza la tua mano. Bene, alza la tua mano. Vuoi a posto? Sei salvato? Non funziona più così. Non è più possibile, perché con Dio non si può scherzare. Quindi Dio però ha provveduto una via di salvezza. Qual è la via di salvezza? Il sacrificio di Gesù. Giovanni 3,36 dice così: chi crede nel figlio ha la vita, chi rifiuta di credere nel figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. È qualcosa che è appeso, una collera, un giudizio, rimane sospeso, si abbatterà per chiunque ha rifiutato Gesù Cristo come Signore Salvatore. Però Dio dice: nessuna ira in me. Dio non ha così grande desiderio che l'empio, il peccatore, vada all'inferno, vada lontano da lui. Dice: però, dice, abbiamo letto nel capitolo 27, almeno che non mi si prenda per rifugio, che non significa soltanto protezione qua su questa terra. Qui parla di un rifugio che è molto 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 più profondo, diverso da una protezione per una pandemia, per una malattia, protezione per un problema economico, molto molto più profondo questo. Anche se, ripeto, Dio nella sua misericordia protegge le persone, guarisce le anime, salva, fa delle cose, protegge, provvede per noi, ma la protezione di Dio è molto di più di quello che molte volte noi pensiamo e immaginiamo. E noi dobbiamo comprendere queste cose e annunciare queste cose. Quindi, almeno che non mi si prenda come rifugio, e dice, continua, e non si faccia la pace con me. Lo dice due volte, che non si faccia la pace con me. Un'altra versione dice, l'ho scritto qua, dice: uno dovrebbe piuttosto aggrapparsi alla mia forza per fare pace con me. Sì, per fare pace con me. Questa versione che io ho preso dalla versione di dati mi è piaciuta molto di più, perché qua sottolinea qualcosa, che l'uomo, questo deve veramente renderci grato a Dio per noi che siamo qua, l'uomo, questo è il Vangelo, fratello, questo è il Vangelo, l'uomo da solo non ha la capacità, non ha la forza di far pace con Dio. Noi non siamo stati noi che abbiamo fatto pace con Dio. L'uomo in sé non ha la forza di fare pace con Dio. Uno può pregare, può fare tante cose, però l'uomo peccatore non ha la forza, non ha la capacità di fare pace con Dio. Descrive qua questo verso che l'uomo non ha la forza di fare pace con Dio. Perché? Sapete perché? Perché è sempre Dio che prende l'iniziativa ed è Dio che ha fatto pace con noi. Questo è il Vangelo. L'apostolo Paolo lo spiega benissimo nella sua parola e dice: mentre eravamo nemici di Dio, siamo stati, mentre eravamo nemici di Dio, siamo stati riconciliati. Chi l'ha fatto? Dio. Siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figlio Gesù. In poche parole, l'uomo peccatore, Dio gli tende la mano. Non è il peccatore, è Dio che tende la mano e dice: voglio che tu hai pace con me, mediante il sacrificio di Gesù. L'uomo non ha la forza di fare pace con Dio. Perché?
Perché l'uomo per natura è nemico di Dio. L'uomo per natura è contrario alle leggi di Dio. Dice, voi che un tempo eravate strani e nemici a causa dei vostri pensieri. Voglio farvi fare una riflessione. Prima di conoscere Dio, che pensieri avevamo noi? Erano strani alla volontà di Dio, vero? Quindi oggi non ci possiamo scandalizzare se, per esempio, approvano la legge Zan. Non possiamo. Perché? Certo che ci dispiace, però da dove viene partorita questa cosa qua? Da dove viene partorita questa legge contro l'omotransfobia? Sono persone che sono nemici di Dio, che non conoscono Dio, che si ribellano alla volontà di Dio, che non amano i principi, i valori della parola del Signore, non conoscono la Bibbia, non conoscono Dio, nemici di Dio. Vedete? Un nemico di Dio, un nemico che per anni, oppure possiamo dire, ha bestemmiato Dio, o si è ribellato a Dio, oppure ha fatto delle cose tremende contro Dio, Dio nella sua misericordia viene e ti dice, io voglio fare pace con te. Voglio riconciliarmi con te. Tutto quello che noi vediamo oggi nel mondo, le leggi che stanno mettendo, altre cose che stanno mettendo oggi, altre cose che noi vediamo, e anche sia per quanto riguarda anche la musica e anche le cose del mondo, che sono tutto sì, è contro Dio. Non parlano mai di Dio, anzi, se possono, infieriscono contro Dio, perché l'uomo per natura è nemico di Dio, è ribelle alla volontà di Dio. L'uomo, magari voi avete sentito anche dire questo, bene, l'uomo può dire, ma io sono amico di Dio, non lo considero un mio nemico. Queste sono affermazioni veramente tristi, sono tristi queste cose. Dire bene, ma io sono amico di Dio, Dio non lo considero un nemico, va bene così. Queste sono veramente storie, veramente sono delle frasi che non portano da nessuna parte. Quindi dobbiamo fare attenzione anche quando le persone dicono, ma sì, ma io credo in Dio, ma io lo amo Dio, ma va bene, sono d'accordo, però c'è una cosa che dobbiamo constatare e veramente ponderare bene, anche quando stiamo davanti alle persone che evangelizziamo, a dire le cose come stanno. Perché una persona che dice, bene, io sono amico di Dio e non considero Dio un nemico, è una persona che non è salvata, non ha fatto nessuna esperienza con Dio. Perché? Perché l'uomo, per natura, da quando ha peccato, si è allontanato dalla presenza di Dio, non ha comunione con Dio. Tra l'uomo e Dio c'è una grande barriera, questo è il peccato. E quindi è nemico di Dio. E non può riconciliarsi con Dio, almeno che quel peccato venga rimosso. Almeno che quella persona non comprenda il messaggio del Vangelo e gli si riconosca bisognosa, non a fior di labbra, non soltanto una alzata di mano, ma un riconoscersi che io per natura sono un uomo, una donna peccatrice per natura e ho bisogno della salvezza e della redenzione in Cristo Gesù. Questo sì che porta a un passo verso un vero cambiamento e un vero ravvedimento. E quindi l'uomo in sé non ha la forza, non ha la capacità di riconciliarsi con Dio, ma Dio nel suo grande amore ha provveduto, ha steso la mano. Infatti l'Apostolo Paolo dice, se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura e le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. E dice, e questo, lo ripeto, e questo non viene perché uno ha frequentato la Chiesa, non viene perché ha fatto delle preghiere, non viene perché ha fatto un corso di chissà quale seminario, no, questo viene da Dio perché ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù Cristo. Paolo non poteva diventare come noi una creatura nuova se Dio non avrebbe fatto un'opera potente alla croce, sia per lui sia per tutti noi. Quindi l'uomo non può riconciliarsi con Dio, non ha la forza,
Ma è Dio, nel suo grande amore, che ha steso la mano e ha detto: io voglio che l'uomo sia riconciliato con me. Come? Mediante il sacrificio di Gesù. Per questo, questo deve farci scendere da ogni piedistallo del nostro cuore e essere umili ogni giorno e alzarci al mattino come quell'uomo e dire: Signore, io oggi riconosco che soltanto per la tua grazia, per la tua misericordia io sono salvato. Non è solo per le mie opere, non è per la mia capacità, non è perché, perché solo vado in una chiesa, non è per questo o per chissà per altre cose, ma perché tu, Dio, hai preso l'iniziativa, hai mandato Gesù e mi hai riconciliato con te. E se prima ero un nemico di Dio, io ti ringrazio perché oggi sono un tuo amico. Amen. Questo è. Riconciliati con Dio. Dio ha preso l'iniziativa, Dio ci ha riconciliato a sé. Questo è il Vangelo, fratelli, questo è il cuore del Vangelo, che noi, Dio ci aiuti. Attenzione quando le persone ci dicono: bene, io sono amico di Dio, bene, io, Dio non è mio nemico, io amo Dio, oppure io sono d'accordo con quello che dice la sua parola. Tante cose dicono, ma sono frasi che non hanno nessun peso, nessun valore. Perché non hanno nessun valore? Perché l'uomo che dice queste cose non ha realizzato Gesù, parla soltanto per modo di dire. Quante volte ci troviamo a evangelizzare, le persone molte volte ci reagirono, però dobbiamo essere fermi e dire: la Bibbia dice questo, questo e questo, essere alla conoscenza di quello che dice la parola del Signore, che non soltanto non è un Dio, limitare a Dio a una protezione perché Dio ci protegga da un virus. Dio ci protegge, amen. Oppure Dio ci protegga da qualche altra cosa, da un pericolo, oppure protegge da qualcosa. Certo, Dio lo fa, però è molto di più. Che cos'è di più? Che cosa Dio ci vuole proteggere? Da che cosa Dio vuole che noi siamo che lo prendiamo come rifugio? Per quale motivo? Perché Dio non vuole essere un rifugio qua, soltanto temporaneo, su questa terra. Quanto viviamo qua? Quanto? 50, 60, 80, 90, cioè, qua. Molte volte limitiamo Dio perché è un rifugio soltanto qua, terreno, oppure presentiamo un Dio che può essere un rifugio qua soltanto per questo tempo qua, oppure Gesù è un rifugio per l'eternità, oppure è meglio che noi predichiamo un Vangelo dicendo: assicura la tua vita, la tua anima a Cristo per l'eternità. Quindi io voglio dirvi di entrare adesso brevemente nel messaggio che Dio mi ha dato. Questa era soltanto una piccola introduzione, ma dirvi soltanto di un messaggio molto semplice, semplicissimo, ma così reale, è vero, che desidero trasmettere: che Dio ha mandato Gesù, il suo figlio, perché lui sia per noi un rifugio per l'eternità. Non soltanto qua a terrena, in modo qua, su questa vita, ma per l'eternità. Quindi lui è chiamato Gesù, egli ha chiamato la rocca dei secoli, un rifugio sicuro per l'eternità. Non so se voi avete ricevuto, però mi sembra che su internet, o forse l'abbiamo annunciato, c'è stato un uomo che di nome John Piper. Questo uomo, servo di Dio, ha scritto un bellissimo libro che si intitola Coronavirus e Cristo. In questo libro lui racconta una testimonianza breve, poi continua con il suo messaggio, e lui dice che mentre lui era in ospedale e faceva delle diagnosi, scoprì di avere un cancro, e mentre lui era in ospedale, quindi non sapeva se curarsi con i farmaci oppure fare una chirurgia oppure un intervento chirurgico, quindi le percentuali erano magari non tanto, forse sia per una cosa per un'altra, stava valutando con sua moglie le percentuali. A un certo punto loro si guardarono in faccia e dissero: ma la nostra speranza, ascoltate, non è nelle percentuali, la nostra speranza è nel caso, speriamo che Dio ce la mandi bene, la nostra speranza non è nelle percentuali, con tutto il rispetto che abbiamo per i dottori, per la medicina, con tutto rispetto per quello che loro stanno facendo, la nostra, e che hanno fatto, che stanno facendo, che hanno fatto magari per qualcuno che è stato veramente curato, guarito, gloria a Dio per i medici, però dice la nostra percentuale
La nostra speranza non è nelle percentuali, mi dice, ma la nostra speranza è in Dio. E dopo che lui disse questo, si stava preparando con il camice a entrare a fare queste diagnosi, queste analisi, Dio parlò al suo cuore e gli disse: John, ricordati questo. Questa che stai passando non è la manifestazione della mia ira, ma che tu viva e che tu muoia, tu sarai con me. Sai perché ha detto questo? Come poteva dire, parlare Dio a quell'uomo così? Come poteva ricevere quelle parole? Come poteva quell'uomo raccontare quella testimonianza? Sai perché? Perché quell'uomo, così per ogni figlio di Dio che ha fatto di Gesù il suo rifugio, ha fatto di Gesù il suo personale salvatore, lui ha fatto pace con Dio, è stato perdonato dal sangue di Gesù, non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Amen. Non c'è più nessuna condanna per coloro. Dio gli ha parlato così, perché conosceva il cuore di quel servo, conosceva il cuore di quell'uomo, così conosce il nostro cuore, conosce il tuo cuore che stai ascoltando. Se per te Dio è soltanto un qualcosa di lontano, una religione, o se veramente nel tuo cuore c'è questa certezza che Cristo Gesù è il tuo salvatore della tua anima. Quindi lui sapeva questo, lui comprese questo, che se io muoio o che io rimanga, che tu muoia o che tu rimanga, tu sarai con me per sempre. Se tu vivi, io sarò il tuo rifugio su questa terra. E se tu muori, tu sarai con me, perché sarò un rifugio per l'eternità. La Bibbia dice che Egli è la rocca dei secoli. Quindi, fratelli cari, dobbiamo tenerci saldi sulla rocca, fermi e stabili sulla rocca dei secoli. Cristo è il vero fondamento della nostra vita. Davide diceva: anima mia, trova riposo in Dio, poiché Lui solo viene la mia speranza e solo Lui è la mia rocca. Egli è la mia salvezza, il mio rifugio, e io non potrò vacillare. Dio della mia salvezza e la mia gloria e la mia forte rocca, sono il mio rifugio e il Dio. Davide dice: Dio è la mia rocca, Egli è il mio rifugio. Lui aveva fatto di Dio il suo rifugio, e poi dice qua: soltanto quando noi abbiamo fatto di Dio il nostro rifugio, poi dice, allora dice, confida in Lui in ogni tempo, apri il tuo cuore in sua presenza. Dio è il mio rifugio, Egli non mancherà mai di proteggere la nostra vita quando noi l'abbiamo affidata a Lui, abbiamo affidato la nostra vita a me in Cristo Gesù. Ora vado avanti, quasi ho finito. Ora, che messaggio noi abbiamo da dare a questo mondo? Cosa noi diremo a questo mondo? Soltanto ci limiteremo a dire: Dio ti protegga, Dio ti guardi? La Bibbia non ci dà, Egli ha un messaggio più profondo per noi. L'Apostolo Paolo, sempre in 2 Corinzi, capitolo 5, al verso 20, sapete cosa dice? Dunque facciamo come ambasciatori per Cristo, come se Dio esorta per mezzo nostro, e vi esortiamo il mondo, esortiamo le persone a essere riconciliati con Dio, a fare pace con Dio. Esortiamo, non ci limitiamo soltanto a dire: Dio ti protegga, Dio ti guardi, pregherò, certo lo facciamo, però il messaggio che Dio ha dato alla Chiesa, e lo esortiamo, abbiamo questo ministerio di dire, esortiamo, siate riconciliati con Dio. Un ambasciatore non parla perché ha delle sue idee. Un ambasciatore è un uomo che è stato inviato, e lui non parla a nome suo, lui parla a nome di un altro. L'ambasciatore è una persona che non ha un'opinione personale. Non possiamo dare delle opinioni personali alle persone che vanno dritte all'inferno, non possiamo. Ma Dio ci chiama di rivolgere all'appello agli uomini mediante il messaggio del Vangelo, dal pulpito, nelle strade, dovunque noi siamo, per mezzo di noi, agli uomini e donne che sono nemici di Dio, ma li esortiamo con tutto il cuore a fare pace con Dio,
a riconciliarci con Dio mediante la fede nel sacrificio di Gesù. Questo è un sicuro rifugio per l'eternità. Paolo parla e dice anche qua: vi supplichiamo nel nome di Cristo. Sapete anche questo, è importante. Vi supplichiamo nel nome di Cristo. Sapete gli ambasciatori? Gli ambasciatori, quando sono posti in un luogo, io ho passato questo quando sono andato in India, quando sono andato lì, io ho avuto a che fare con queste persone. Queste persone qua, sapete, mi sono trovato in difficoltà, io mi sono presentato al consolato italiano, avevo un piccolo, avevo dei problemi. Queste persone qua sono messe lì perché sono stati scelti perché loro hanno a che fare con delle questioni da risolvere. E quindi devono esercitare anche una certa dignità, una cortesia. Però non basta soltanto dire sì, parliamo con amore, giusto? Abbiamo cortesia, parliamo con gentilezza. Però se voi notate questi uomini, questi ambasciatori, loro hanno una grande dote. Sapete cosa fanno? Loro sono capaci, sono persuasivi, hanno una forza di convincere, di parlarti e di rassicurarti. Hanno una forza dentro, sono scelti per questo. Quando parlano hanno qualcosa come un'autorità. Sono lì che rappresentano il nome e quando loro parlano tu li ascolti. Perché non sono lì così blandi, non sono delle persone così, perché sanno bene qual è il loro compito. Tu sai qual è il tuo compito? Sai qual è il tuo compito? Non sono lì perché sono delle persone, perché tanto devo fare questo, tanto vado in chiesa, tanto vado qui, tanto faccio questo. Tu sai qual è il tuo compito? Tu sei persuasivo, sei coraggioso, coraggioso nel tuo cuore, sai quello che Dio ti ha chiamato a fare, principalmente quello di annunciare il messaggio della salvezza agli uomini, alle donne, alle persone che sono nemiche di Dio e che siamo persuasivi con coraggio, però dobbiamo chiedere aiuto allo Spirito di Dio che vive in noi, che ci dà la forza di non trattare delle questioni umane, terrene. Quando parliamo del Vangelo, noi non trattiamo delle cose umane, noi abbiamo davanti l'eternità delle persone, o la vita o la morte. Quindi Dio ci aiuti a essere delle persone persuasive, coraggiose, ambasciatori suoi, che comprendono bene quello che Dio ci ha mandati a fare con coraggio, con dignità, con decoro, persuasivi, con l'aiuto dello Spirito Santo che ha messo nel nostro cuore. Per questo l'Apostolo Paolo dice: noi parliamo come ambasciatori di Cristo. Che paura! Io mi sento così. Chi è sufficiente a queste cose? Spirito Santo, vieni e aiutaci. Amen. Insegnaci questo, a parlare a questo mondo, ci siate riconciliati con Dio. Finisco, in ultimo. L'Apostolo Paolo dà delle ultime esortazioni alla Chiesa, no? La Chiesa era la Chiesa di Filippi, si erano insinuati dei falsi giudei, no? Loro pensavano, apparentemente erano lì. L'Apostolo Paolo dice in Filippesi 3:18: poiché molti camminano nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico ancora piangendo. L'Apostolo Paolo non aveva mai pianto quando era stato nella sofferenza. Leggete la Bibbia, l'Apostolo Paolo non aveva mai pianto quando era stato battuto per Gaia. Lui piangeva quando c'erano delle persone della Chiesa che camminavano nemici di Cristo. Che significa? Essere contrario alla croce? No, non erano contrari alla croce, non erano contrari all'opera di Dio, non erano contrari alla salvezza, erano dei credenti che apparentemente sembravano cristiani, ma non lo erano. Non lo erano. E l'Apostolo Paolo dice: piangendo, io vi esorto, non camminate come nemici di Cristo. Però dice: nella chiesa di Filippo c'erano queste persone, falsi giudei, che apparentemente sembravano, ma non lo erano, nemici di Cristo. Nemici di Cristo, nemici della croce. Sapete chi sono stati i nemici della croce? Quelli che hanno preso Cristo e lo hanno battuto, lo hanno insultato, gli hanno forato il costato, gli hanno messo le chiodi nelle mani e nei piedi. Nemici di Cristo sono coloro che hanno colpito Cristo. C'è una storia di Cesare,
Cesare, questo personaggio, dice lui, a un certo punto aveva dominio di se stesso, era lì, ma a un certo punto perse le staffe. Quando un suo figlio adottivo di nome Bruto, lo colpiva, gli aprì gli occhi e disse: oh figlio, anche tu mi colpisci. E lui si prese il mantello, Cesare, si coprì e pianse. Ogni volta che noi non camminiamo con Dio, ogni volta che camminiamo contro la volontà di Dio, noi stiamo colpendo ancora il Signore Gesù. Noi stiamo ancora colpendo. Quindi noi abbiamo fatto pace con Dio, che Dio ci aiuti a camminare in santità. Dio ci aiuti a camminare con Lui, essere uniti a Lui. Non vogliamo più colpire il Signore Gesù, amen? No. No. Non vogliamo più colpirlo, ma vogliamo camminare con Lui. Non essere nemici della croce, ma amici di Dio, amici di Gesù. Quindi guardiamo dal momento che abbiamo fatto pace con Dio, da come ci conduciamo, da come camminiamo, da come stiamo a Lui, vicino a Lui, e di stare schierati vicino a Lui a combattere per l'unica causa che Dio ci ha chiamato, per il Vangelo di Gesù Cristo. Finisco. Signore, questa mattina io ho detto, ho fatto questa mia preghiera: scruta il mio cuore, esamina, mio Dio, esamina il mio cuore e mettimi alla prova e conosci i miei pensieri e vedi se in me c'è qualche via iniqua e guidami per la vita eterna. Amen. Dio, noi abbiamo fatto pace con te, aiutaci a predicare questo messaggio del Vangelo, essere uomini e donne persuasivi, con coraggio, con forza, che è molto di più di una protezione di un momento, ma Dio ha provveduto un rifugio sicuro per l'eternità. E noi che al momento abbiamo fatto pace con Dio, aiutaci Signore a camminare con te, non più nemici della croce, ma amici tuoi, che testimoniano che tu vivi nel mio cuore, vivi nella nostra vita, e vogliamo annunciare il messaggio potente del Vangelo della grazia. Vogliamo alzarsi in piedi, vogliamo ringraziare Dio. Alleluia. Grazie Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Santo sei, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Ti lodiamo, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, Signore. Padre, grazie, Signore. Perché vogliamo, Signore, veramente comprendere il tuo messaggio, il messaggio del Vangelo. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. E non possiamo limitare Dio soltanto alla protezione di un momento, di un tempo difficile, ma la Chiesa ha un messaggio potente, profondo, alleluia, da dire agli uomini: siate riconciliati con Dio, perché Dio ha provveduto all'umanità, al mondo intero, il sacrificio di Gesù, la croce di Cristo. Lui ha preso l'iniziativa ed è venuto e si è riconciliato con l'uomo. Come? Mediante il sacrificio di Gesù. Come succede questo? Quando una persona si riconosce bisognosa, quando una persona si riconosce che ha veramente bisogno, che è perduta per l'eternità, allora va a Dio, e la Bibbia dice che Lui lo ha già fatto per noi, Lui lo ha compiuto già per noi. È per questo che Gesù alla croce ha detto: tutto è compiuto. Alleluia. Tutto è fatto. Alleluia. Un Vangelo di grazia, un Vangelo di forza, di potenza, alleluia, di salvezza, perché Dio ha preso l'iniziativa ed è venuto a riconciliare l'uomo a sé, il mondo a sé, per mezzo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E quindi se siamo stati, siamo una nuova creatura in Cristo Gesù, è perché Dio ha preso l'iniziativa. Tutto questo viene da Dio, non è per le nostre forze, non è per le nostre capacità, tutto questo viene da Dio. Quindi questo mi insegna a essere umile, a ringraziarlo, a riconoscere l'opera che Dio ha fatto nel mio cuore, l'opera di salvezza. Mi insegna ad amarlo, mi insegna a non più camminare nemico della croce, ma camminare in santità, camminare con Dio, camminare con la pace di Dio nel mio cuore, alleluia, camminare con Lui in santità ogni giorno della mia vita, alleluia. Mi insegna a non colpire più Cristo nel mio cuore, alleluia, a non colpire più Cristo, ma amarlo e servirlo. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. E di schierarmi verso la sua causa,
come un ambasciatore, come un'ambasciatrice, con amore, con dignità, con decoro, ma anche con persuasione, con forza, con decisione, che viene da parte dello Spirito Santo. L'Apostolo Paolo dice: io vi esorto il mondo, vi esorto che siate riconciliati con Dio per mezzo. Dio ci ha dato questo ministero da dare, da annunciare al mondo. Alleluia. Grazie Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, gloria al tuo nome. Grazie Signore. Qualcuno ha detto che, nostre statistiche, non so se siano vere queste, che 38 persone al secondo muoiono senza Cristo. Al secondo muoiono senza Cristo. Pensate quante persone sono morte in questi tempi qua, che in periodo di pandemia non hanno forse ricevuto il messaggio di salvezza. La Chiesa ha un messaggio di salvezza. Amen. Quindi è un tempo di opportunità questo anche per noi, di pregare. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. In questi giorni Dio mi ha dato un messaggio, non lo so se lo predicherò, tu devi darmi la forza, Signore, di predicare questo messaggio, perché non ho forse così tutta questa abilità, la capacità. Ma Dio sta mettendo delle cose nel mio cuore che prima non le avevo messe, queste cose. Prima non erano così. Forse perché il nostro cuore deve prima cambiare, deve essere recettivo, ascoltare la voce di Dio. Aperto, alleluia, a dire: Dio parla al mio cuore. Se tu dici: Dio parla al mio cuore, Dio si rivelerà al tuo cuore, ti dirà delle cose fresche, nuove, potenti, alleluia. Il messaggio, la tua testimonianza cambierà, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, grazie Signore. Benedetto il tuo nome, Signore. Alleluia, grazie Signore. Benedetto Signore, alleluia. Vogliamo dire: Signore, tu sei il nostro rifugio. Amen. Grazie Signore. Alleluia, grazie. Lo so che non è che ci sono qua, possiamo dire, scintille, fuoco, fiamme, chissà quale cosa. Lo capisco questo, perché questo è il Vangelo, è il messaggio. Molte volte ci mette le spalle al muro. E io mi sono riconosciuto veramente bisognoso, certo, di non limitare più la mia predicazione, la mia testimonianza, soltanto a delle piccole cose superficiali, ma andare in profondità con Dio, conoscere la sua parola, conoscere il messaggio del Vangelo, il cuore del Vangelo. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Questo farà sì che la nostra vita sia cambiata, sia diversa, sia trasformata. Alleluia. Grazie Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Grazie Signore. Oh, lode al tuo nome, Signore. Quell'uomo disse: Signore, gli disse il Signore a quell'uomo: John, questa non è la manifestazione della mia ira. Che tu muoia o che tu viva, tu sarai con me. Perché? Perché aveva fatto di Dio il suo rifugio, di Gesù il suo rifugio, il personale salvatore. Aveva fatto pace con Dio. Nel suo cuore sapeva che c'era la certezza interiore che se sarebbe morto sarebbe andato con Gesù per l'eternità. Se sarebbe stato qui, Dio l'avrebbe guardato e protetto. Che grande certezza, alleluia. Vedete oggi quanta superficialità nella Chiesa. Magari sono persone, anni, che vengono in Chiesa e non sanno neanche di essere salvate. Oh, gloria al tuo nome, Signore. Aiutaci, Signore, a predicare il tuo messaggio. Amen. Grazie Signore. Santo sei. Liberati ancora. Non servire, Signore. Parla. Ancora. Ci capire la santa missione. Il tuo proposito, Signore. Che tu cerchi per noi. Sei rifugio mio, gloria di sé.
E si faccia la pace con me. Alleluia. Gloria, vogliamo cantare di nuovo questo canto. Gloria al tuo nome. Almeno che non mi si prenda come rifugio. Bene, Dio è il mio rifugio. Egli mi protegge. Giusto e buono, alleluia. Ma poi dice, e non si faccia la pace con me. Quindi limitare a Dio soltanto a una protezione, a un rifugio, a recitare un salmo, letto in un modo così pappagallesco, soltanto perché è un salmo 91, tutti leggono quel salmo, ma se leggete in quel salmo ci sono delle profondità tremende, profonde rivelazioni, alleluia, alleluia, di cosa vuol dire vivere in Cristo, essere salvati in Cristo. Non è soltanto una protezione, un talismano, ma è qualcosa di più profondo, un rifugio sicuro per l'eternità. John, che tu muoia, che tu viva, tu sarai per me, con me per l'eternità, alleluia, io sarò con te. Vedete, questo è un rifugio sicuro per l'eternità, alleluia. Assicura la tua anima a Cristo, tu che stai ascoltando, che ancora non sei salvato e non sai dove passerà l'eternità. Io ti voglio esortare questa mattina, affida la tua anima a Gesù, digli: Signore, io sono un peccatore, ho bisogno di te, riconosco bisogno, vieni nella mia vita, l'affido a te, perché un rifugio terreno passa, alleluia. La religione non è un rifugio sicuro. Loda a te, la politica non è un rifugio sicuro. Avere tante cose non è un rifugio sicuro, tutto passa, passerà, ma le mie parole non passeranno giammai, ha detto il Signore. Allora è colui che ha promesso, è colui che ha detto che farò pace con te. Lui è una rocca sicura. Le persone cambiano, fratelli, il mondo cambia. Le situazioni cambiano, vediamo, l'economia cambia, i presidenti cambiano, le cose intorno a noi cambiano, Gesù Cristo non cambia mai. Amen. Egli è la rocca, è il fondamento del tuo cuore. Amen. E se lui ha detto che lui non ti lascerà e non ti abbandonerà, lui lo farà, alleluia. E se lui ha detto che avrebbe salvato, l'ha promesso nella sua parola, la tua vita, lui lo farà. Amen. E la pace che lui ha dato al tuo cuore è reale e vera. Gli effetti della giustizia, l'effetto della giustificazione è la pace con Dio. Noi abbiamo fatto pace con Dio quando Cristo è morto sulla croce, alleluia. L'uomo è stata aperta una via di redenzione, una via che non era stata mai aperta prima, affinché l'uomo potesse stendere adesso la mano a Dio. Ma ricordiamoci bene che prima Dio l'ha stesa verso l'uomo. E adesso l'uomo può stenderla a Dio per dire: Gesù, salvami, aiutami, riconciliami con te, Signore. Voglio essere un tuo amico, riconciliato, amico di Dio, per l'eternità, essere sicuro in Cristo, per sempre. Perché io non so quando tu ritorni, nessuno lo sa. Non so dove passerò l'eternità, però tu oggi mi dici nella tua parola di affidarmi a Dio. Magari c'è qualche giovane qua in questa sera, questa mattina nel culto, questa mattina è proprio tu che stai ascoltando, un giovane che non sai di essere salvato. Non c'è età, perché dobbiamo avere, Dio ci invita a essere salvati, non c'è età. Ogni momento è importante. Oggi è il tempo della grazia, oggi è il tempo di fare la leva, e la Chiesa deve veramente prendere coscienza che è il tempo che predichiamo veramente il Vangelo di Gesù Cristo. Alleluia. Essere suoi ambasciatori. Grazie, Signore. Grazie. Tu sei il mio rifugio, Signore. Tu sei rifugio mio.
dacci da essere persuasivi, Signore. Alleluia, dacci da essere persuasivi, Signore. Ti prego per ognuno di noi da questo luogo, come ambasciatori tuoi, mandaci, Signore, col tuo messaggio. Non con i nostri messaggi, non con le nostre opinioni, ma essere coscienti che stiamo parlando da parte di un altro. Abbiamo un messaggio a dire a questo mondo: siate riconciliati con Dio, fate la pace con Dio. Dio ha provveduto la via di salvezza, questa via si chiama Gesù Cristo. Grazie. E per quanti noi abbiamo fatto pace con Dio, che Dio ha provveduto e che ci siamo riconciliati con te, Signore, aiutaci a non camminare più come nemici della croce, ma a camminare in santità, una buona testimonianza in questo mondo, come luce del mondo e sale della terra. Alleluia. Affinché gli altri vedano le buone vostre opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Grazie. Grazie, Signore. Signore, ancora esamina i nostri cuori. Signore, fai un'opera di purificazione, purifica le nostre vite dentro i nostri cuori, mediante il tuo Spirito, Signore, e parla al nostro cuore. Signore, ti chiediamo di accompagnarci nelle nostre case, Signore, di guardarci, di proteggerci insieme alle nostre famiglie e alle nostre case. Ti diamo la lode e la gloria in Cristo Gesù, tuo Figlio. Amen e amen. Amen. Possiamo fare un applauso al Signore Gesù. A Dio sia la gloria, a Lui sia l'onore, ora e per sempre. Amen.